Oggi prepariamo un piatto, tagliatelle al sugo di maiale. Allora, per questo piatto abbiamo preparato delle tagliatelle fresche all'uovo, poi abbiamo bisogno un po' di carne di maiale tagliuzzata già a pezzetti, del concentrato di pomodoro, facciamo un soffritto con carota, sedano e cipolla, poi mettiamo dei chiodi di garofalo, dell'alloro, vino rosso e noce moscata. Passiamo alla preparazione del piatto, tagliando julienne del sedano. Carota. Mettiamo in una casseruola a rosolare con dell'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo i pezzetti di carne. Facendo arrosolare il tutto, andiamo a sfumare con del vino rosso. Aggiungiamo il concentrato di pomodoro. Questo allunghiamo con un po' d'acqua. Aggiungiamo dei chiodi di garofalo. Salvia. E un pizzico di noce moscata. E lasciamo il tutto a fuoco lento per circa 3 ore. Sugo ultimato, passiamo alla procedura del condimento della pasta. Coliamo le tagliatelle. E andiamo a saltare in padella. Per procedere alla rifinitura del piatto. Mi voto e mi rivoto sosperanno. Passo le notti intere. In questo caso il piatto è finito. Buon appetito!